Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Marco Romboli, location un po' insolita perché sono a Las Vegas, ma mancava questo video della domenica e oggi voglio parlarvi di un aereo molto speciale, che forse avrete visto in qualche reel su Instagram perché è talmente particolare come forma, talmente strano che se lo vedi te lo ricordi. Sembra una roba da circo, sembra un coso dalla forma stranissima che non potrà mai volare e invece volava ed è lo Stipa Caproni. Eppure questo singolo aereo, come qualsiasi cosa porti il nome di Caproni, è stato molto molto importante. Perché, se avete mai visto un aereo di linea e un aereo di aviazione generale, vi sarete sicuramente accorti di come gli aerei di linea abbiano i motori a jet e non abbiano le eliche. Ne abbiamo anche parlato brevemente nel video dedicato ai motori turboprop. L'aviazione, al suo inizio, al suo nascere, usava i motori a pistoni con le eliche perché erano più semplici. Poi, con la Seconda Guerra Mondiale, il progresso tecnologico ha visto nascere i motori jet, che poi si sono evoluti fino a diventare quelli degli aerei di linea odierni. E se invece vi dicessi che in realtà gli aerei di linea montano motori a elica? No, non sono impazzito. Adesso vi spiego il perché questa affermazione sia è parzialmente vera, sia arriva da un ingegnere italiano degli anni 30. Allora, per prima cosa, super brevemente, è giusto rinfarinare su come funzionano i due tipi di motore. Allora, da un lato abbiamo un'elica che, mossa da un motore a scoppio, si avvita nell'aria, spingendo l'aria all'indietro e di conseguenza l'aeroplano a cui è attaccata verso in avanti, come se l'aria fosse un solido. Mentre al contrario, i motori turbogetto sfruttano proprio la compressione dell'aria, che mischiata al carburante viene combusta, creando una massa calda ad alta pressione che viene proiettata verso indietro per spingere l'aereo in avanti. In pratica, un motore turbogetto sfrutta il terzo principio della termodinamica quasi come un razzo, nel senso la massa d'aria calda spinta dal retro del motore crea una forza uguale e contraria nel verso opposto. Quindi, vabbè, due motori con un funzionamento completamente diverso. Ma per tornare alla frase di prima e a spiegarvela, dobbiamo fare un passo indietro di 90 anni, andare appunto negli anni 30 e indovinate dove? Nelle officine Caproni, che ormai dovrebbero farci da sponsor del canale se esistessero ancora. Negli anni 30, un certo Luigi Stipa, nato nel 1900 da qualche parte nelle Marche e laureato in ingegneria civile idraulica e ingegneria aeronautica, decide per primo al mondo che le eliche lasciate all'aperto sono troppo inefficienti dal punto di vista della meccanica dei fluidi e bisogna racchiuderle in un tubo. La sua idea era di prendere un'ala, che come sapete ha un profilo più spesso al centro e quindi la sua sezione è simile alla semisezione di un tubo di Venturi, quello che usano anche i phon e i ventilatori Dyson. Prendere un'ala quindi che ha la forma giusta per costruirci un tubo di Venturi e appunto chiuderla a cerchio creando un tubo di Venturi. Nulla di eccezionale, i tubi di Venturi esistevano già all'epoca nei carburatori banalmente, ma anche in una miriade di altre applicazioni. Però il signor Stipa ci aggiunge un'elica davanti. La sua idea era quella di minimizzare l'aria che viene dispersa tangenzialmente all'elica per colpa della forza centrifuga. Cioè, immaginatevi, l'elica gira, tu vuoi spingere l'aria indietro per spingere il tuo aereo in avanti, ma visto che l'elica sta girando, un po' di aria la butta verso l'esterno per forza centrifuga. Ecco, se tutto questo è dentro un tubo, costringi l'aria ad andare tutta verso indietro e quindi è un'elica più efficiente. E se tra l'altro questo tuo spingere l'aria verso indietro lo fai all'interno di un tubo che è un'ala chiusa a forma circolare, ma comunque un'ala, ottieni una cosa molto interessante. L'idea sembrava buona e la procedura per realizzare una buona idea negli anni 30 era simile a quella di cui abbiamo parlato nel video sui record di altezza, sempre degli aerei Caproni. Si va dal regime, si espone l'idea, si trova un cantiere aeronautico che possa realizzartela nella pratica, cantiere che ovviamente lo sappiamo sarà Caproni. Si mette un bel fascio littorio sul lato del velivolo per indicare lo sponsor, che all'epoca non era NordVPN, e nulla di più semplice. Quindi, dopo parecchi calcoli per trovare la forma ottimale del tubo, come diametro, lunghezza, profilo alare, Stipa è pronto per la realizzazione, che verrà effettuata utilizzando materiali semplici ma efficaci per un prototipo. L'aereo che ne uscirà sarà goffo e preso in giro da più o meno tutti, perché l'enorme tubo faceva sembrare le ali molto piccole e tozze, e il carrello anch'esso molto piccolo faceva sembrare l'aereo tipo appollaiato, insomma, però funzionava. Fatto sta che lo completano. Nel 1932 vola per la prima volta, si rendono conto che è un disastro di manovrabilità, quindi aumentano un po' la dimensione del piano di coda, la situazione migliora leggermente. Però i dati che ci interessano sono quelli sulle performance. La velocità massima di questo aereo era piuttosto deludente, solo 131 km/h, però è l'efficienza quella che ci interessa. Il motore all'interno di questo tubo lavora meglio, infatti avevano montato un motore da solo 120 cavalli, che comparato a un aereo tradizionale con lo stesso carico alare, garantiva efficienza e tassi di salita, il climb
Lime Brethio, ben maggiori, senza parlare delle super ridotte velocità di stallo, per cui si poteva atterrare fino a 68 km all'ora, velocità piuttosto lenta che all'epoca in cui si atterrava nei campi era molto comodo. Anche il rumore veniva ridotto, sia quello del motore sia quello dell'elica. I consumi invece rimanevano invariati perché, per quanto più efficiente, comunque il tubo faceva molta resistenza con l'aria e questa cosa andava un po' a controbilanciare l'aumento di efficienza che l'elica intubata gli garantiva. Però in realtà tutto questo andava bene perché le mire di stipa erano tutt'altre. Questo velivolo infatti era solo una piattaforma di test per provare se i calcoli matematici erano giusti. Non voleva diventare un caccia o un aereo fatto e finito. E infatti ne fu prodotto solo uno che poi fu demolito nel 1933. Peccato, pensavo averlo in un museo. Stipa infatti non voleva fare una botte volante, ma lui aveva in mente trimotori e quadrimotori molto più grossi per il trasporto aereo militare e anche civile. Aerei plurimotori nuovi, silenziosi, efficienti, innovativi. Nulla di ciò fu mai realizzato perché le rivoluzionarie idee dell'ingegnere Stipa furono osteggiate dagli esperti nazionali dell'epoca. Non tutto è perduto però, perché Stipa fu non solo il precursore della moderna aviazione, ma le sue idee furono usate dai tedeschi e dagli americani negli anni successivi come base di sviluppo per quelli che poi saranno i motori jet, anche se nonostante avesse brevettato la cosa non gli fu mai riconosciuto nessun merito. Anche lo stesso Caproni riutilizzò questa idea per il Campini Caproni CC2, uno dei primi ibridi tra motore jet e elica. All'inizio del video però vi ho detto una quasi eresia, cioè che i motori jet in realtà sono elica. È giunto il momento di spiegarvelo. Gli aerei di linea fino agli anni 80-90 montavano motori jet dove tutta l'aria che entrava passava per la camera di combustione e veniva bruciata. I motori degli aerei di linea oggi invece non usano più questo sistema perché si sono accorti che è molto più efficiente muovere grandi masse d'aria a basse velocità rispetto a piccole masse d'aria ad alte velocità. La turbina che vedete quando state salendo sulla scaletta per il vostro aereo per andare in vacanza in realtà è un'elica e la maggior parte dell'aria che entra lì dentro esce direttamente dal motore senza passare per la camera di combustione. Certo, una piccola parte entra nella turbina vera e propria perché è quella che fa muovere il tutto, ma è appunto una piccola parte che stanno nel tempo cercando di ridurre sempre di più. Per darvi due numeri per farvi rendere conto, i moderni motori Rolls-Royce dal 2000 in poi, di 10 parti di aria che entrano nel motore solo una parte passa nella turbina, un decimo. Certo, comparare le due cose, comparare questa cosa con lo stipa è un po' forzato, me ne rendo conto, ma in pratica negli ultimi 90 anni si sono resi conto che Luigi Stipa aveva ragione, solo che le eliche non hanno più due pale ma decine e i condotti di intake dei motori lavorano in modo diverso da un tubo di Venturi. Però l'idea è quella: prendere un piccolo motore, nel nostro caso la turbina, e far girare una grande elica intubata. L'aviazione oggi, come abbiamo detto, si sta muovendo sempre più in quella direzione, cioè creare fan sempre più grossi per accelerare masse d'aria sempre più grandi e consumare meno. In conclusione, nel 1959 almeno, sul Princeton University Press fu pubblicata la raccolta High Speed Aerodynamics and Jet Propulsion, dove nel 12° volume fu scritto che l'aeromobile di Stipa costruito presso la Caproni nel 1932 può essere considerato come un predecessore dei moderni aviogetti. Quindi quel ridicolo aereo tozzo e poco manovrabile preso in giro da tutti in realtà è stata una solida base per tutta l'aviazione e anche se non viene direttamente riconosciuta a Stipa, lui di persona la vide evolversi perché visse poi una lunga vita per andare a morire a 92 anni nel 1992 ma ad Ascoli Piceno. Per questo video è tutto, pollice in su mi raccomando, da Las Vegas è tutto, penso sarà l'unico video registrato qui, ciao a tutti e chiedo scusa per la qualità video, mi è partito l'iPhone in modalità macro e ha registrato con la fotocamera macro tutto il video.